Buongiorno traders, buongiorno, buongiovedì a tutti. Oggi è il giorno che precede l'importantissimo appuntamento con i non farm payroll, con i dati sul mercato del lavoro americano. E nella giornata di ieri già abbiamo avuto indicazioni importanti, indicazioni che a volte non, non ci servono perché gli ADP, che sono i nuovi posti di lavoro privati che vengono creati negli Stati Uniti, non rispecchiano poi quelli che sono appunto i dati sui non farm, però dobbiamo stare un po' attenti perché comunque qualche indicazione ieri importante è arrivata, potete leggere il dato qui all'interno del mio sito, ve lo ricordo, tradingfacileonline.net, trovate ogni giorno un approfondimento di carattere fondamentale e come potete leggere voi stessi, eh, nella giornata di ieri abbiamo avuto soltanto 374.000 posti di lavoro, Creati nel mese di agosto contro i 640.000 a previsti. È interessante notare come Secondo questo dato, se il tasso di crescita dovesse rimanere questo, eh, sarebbe necessario assumere altri 6 milioni di lavoratori per tornare ai massimi registrati in febbraio 2020. Tradotto in parole povere, ci vorrebbero altri 12 mesi al tasso, di, al tasso medio di crescita registrato all'inizio dell'anno appunto per tornare su quei livelli. Poi ieri abbiamo avuto anche altri dati importanti sempre agli Stati Uniti, eh, l'ISM manifatturato, che è risultato eh, leggermente eh, superiore alle attese, ma proprio poca roba eh, e mh, diciamo che i dati che eh, stiamo oh, registrando potrebbero dare delle indicazioni sulle tempistiche del tapering della Fed, però lo ripeto, quelli più importanti arriveranno nella giornata di eh, domani. Non l'ho scritto qua nell'articolo, ma ieri ha parlato anche la Lagarde e sostanzialmente ha confermato le dichiarazioni dei giorni precedenti di alcuni membri della BCE, secondo cui gli interventi adesso non saranno più massicci, ma andranno a concentrarsi sui settori più colpiti dalla crisi del Covid. Ieri c'era anche il meeting dell'OPEC Plus, non è cambiato sostanzialmente niente. Poi magari andremo a vedere graficamente quello che è successo anche sul petrolio. E direi come consuetudine di partire eh, dagli indici europei, in modo particolare dal DAX, perché il DAX stamattina, questo è un profilo di Trading View strutturato sul volume profile, eh, ha dato delle indicazioni rialziste importanti. Eh, diciamo che già prima, poco prima, Prima dell'apertura del cash, quindi poco prima dell'inizio della sessione europea, avevamo avuto la violazione di quelli che potevamo considerare i massimi asiatici e questa violazione ha portato a un'accelerazione che ha. Condotto il DAX a ridosso dei 15.880 punti, che è un target che io avevo impostato, sono mancati 5 punti, ma diciamo che c'è stato un bel movimento rialzista e il POC, cosa interessante, si è spostato verso l'alto, attualmente lo vedete posizionato intorno ai 15.832 punti, quindi a questo punto si tratta di capire... Se avremo un supporto su questo livello e se quindi ci sarà ulteriore spazio per risalite dell'indice tedesco oppure se si tratterà di una resistenza. Per quanto riguarda l'America, invece, eh, il mese di settembre ha segnato nuovi acquisti del comparto tecnologico. Di il Nasdaq, nella giornata di ieri, ha eh, aggiornato i massimi storici per l'ennesima volta eh, stamattina, vediamo che. Eh, Guadagna circa 0,20 punti percentuali: eh, niente di che, bisognerà aspettare anche in questo caso il pomeriggio per avere magari qualche indicazione in più. Tra l'altro, oggi sono attese eh, le richieste settimanali relative ai sussidi di disoccupazione. Quindi vedremo se aumenteranno o se diminuiranno. Anche questo potrebbe essere un dato molto, molto importante in vista del prossimo meeting della Fed. Però, per quanto riguarda il Nasdaq, come vedete, ho dei livelli segnati alla giornata di ieri. E devo dire che i 15.650, tra l'altro, cifra tonda, eh, stamattina ha lavorato molto bene come livello di resistenza. Lo si evince anche dal fatto che, qua, se rimpiccioliamo il grafico, vedete, sono comunque dei livelli importanti che erano stati testati eh, nella giornata eh, del primo settembre. Eh, poi c'era stata la spinta ulteriore rialzo, correzione, e adesso diciamo che. Questo ostacolo dei 15.650 eh, 15, punti eh, potrebbe essere uno spartiacque importante in vista del eh, pomeriggio. Eventuali target rialzisti potrebbero essere rappresentati al poco di ieri, che vedete è collocato intorno ai 15.682. Per quanto riguarda invece l'SP, magari andiamo a vedere il future. Eh, per quanto riguarda l'indice di riferimento americano, vedete che ci troviamo sopra il poco della giornata di ieri, che quindi è stato violato rialzo, attenzione però c'è stata una spinta abbastanza importante stamattina che ha seguito un po' quella del DAX, in questo caso dovremmo eventualmente attendere per operazioni rialziste la violazione dei massimi odierni, 4.532 punti, per poi andare a valutare i 4535 e successivamente i 4540. Eh, opportunità di bassista ancora non le prendere in considerazione perché siamo abbastanza distanti dal POC della giornata che si trova a 4520 punti circa. Soltanto una violazione del poco odierno al ribasso. Chiaramente, potrebbe portare un'estensione del movimento ribassista con primi target intorno a, 15, a 4515 e successivamente a 4512. Poi, attenzione, ci sarebbe un'area di vuoto sino a 4508 punti. Questi livelli degli indici americani più importanti da monitorare. Abbiamo visto quelli dal DAX, adesso passiamo su grafici puliti, dove <coughs> parto dalla stellina perché la stavo osservando con molta attenzione. Quello che vedete è un grafico settimanale: devo dire che facendo un po' di pulizia da quelli che erano stati i livelli precedentemente segnati, terrei sott'occhio tutta quest'area intorno a 1,39 perché questa è un'area eh, evidentemente di liquidità cosa significa? Che sopra questi livelli potrebbero esserci tanti ordini condizionati in buy e quindi potrebbero fungere da richiamo per il prezzo e il movimento rialzista potrebbe proseguire però eh, ovviamente dobbiamo attendere eh, di capire cosa succede nella giornata di domani in questo momento l'impostazione rialzista veniamo da una scorsa settimana appunto al rialzo la settimana in corso ha violato i massimi di quella precedente quindi si conferma questo momentum rialzista. Il trend lo vedete è comunque orientato al rialzo. Quindi andrei a valutare delle opportunità long per quanto riguarda la sterlina dollaro almeno sino a domani. E un target plausibile potrebbe essere proprio quello dell'area di 1,39. È vero che adesso abbiamo 1,38 alle porte, cifra tonda che quindi potrebbe fungere da resistenza. Successivamente, un'altra figura di rialzo sino all'obiettivo di 1. Per eventuali operazioni short, eh, beh, attenderei la violazione di 1,36. Vedete che le cifre tonde ritornano spesso. Qua abbiamo avuto uh, tre, test, tre settimane di test, quindi eh, possiamo segnarci anche questo livello dove sicuramente c'è della liquidità. Che andrà tenuta in debita considerazione, eh, però, diciamo, lo ripeto che in questo momento il trend è rialzista. Se andiamo sul grafico giornaliero, eh, vediamo come eh, abbiamo avuto questa fase di ribasso, poi un bel rimbalzo. Siamo tornati nuovamente sul livello che abbiamo segnato sul grafico settimanale. Adesso stiamo risalendo una fase di lateralità che ci potrebbe portare appunto a ritestare questa zona. Eh, andiamo a vedere l'euro dollaro. Quindi rimaniamo in Europa, eh, anche in questo caso abbiamo. Tutta una serie di livelli già tracciati. Questo è un grafico giornaliero. Anche in questo caso vedete che è il trend del, dell'ultimo periodo è rialzista, eh, eh, il target di questo movimento potrebbe essere collocabile in area 1,19. Attualmente abbiamo una resistenza importante a 1,18,50 che si sta facendo sentire ormai da un paio di giorni, però l'orientamento, anche in questo caso, sembra essere rialzista. E quindi continuerei a prendere in considerazione eh, operatività al rialzo. Sino all'area di 1,19 e poi da lì eh, andrà eventualmente valutata l'estensione le, del movimento qualora dovessimo riuscire a rompere i massimi in area 1.19.088 circa perché da lì allora si potrebbe passare a 1.19.5 barra 1.19.80 e sono gli stessi livelli che abbiamo visto anche nella giornata di ieri passiamo sulle oceaniche partendo dall'australiano che è arrivato vedete in un'area di liquidità eh, collocata intorno a 0,74 quindi attenzione perché qui potrebbe esserci anche un'estensione del movimento al rialzo per andare a catturare magari degli stop o comunque degli ordini posizionati sopra questi livelli e poi da là eh, bisognerà capire se ci sarà una reazione al ribasso come a volte capita oppure no però il trend in questo caso rimane rialzista oceaniche che stanno Performando discretamente, lo vedete anche qua. Eh, in questo momento stiamo guadagnando 1,032% sul grafico daily sulla giornata. Quindi, stessa cosa dicasi per il neozelandese che vedete sta andando a testare l'area di, di 0,71 cifra tonda anche in questo caso abbiamo tutta questa serie di massimi che potrebbero rappresentare una zona di liquidità quindi prestare molta attenzione dovessimo rompere quest'area di resistenza allora a quel punto la prossima area da tenere su Tokyo sarebbe quella collocata qui sopra a 0,73 quindi potrebbe avere altre due figure di spazio per salire però ripeto Bisognerà capire ora se avrà la forza di rompere questo livello oppure no. Andiamo adesso a vedere come si sta comportando il dollaro contro il eh, canadese. Eh, ieri dicevamo che il canadese avrebbe potuto risentire del meeting dell'OPEC, non è successo granché. Siamo in una fase di lateralità, però se andiamo a vedere il grafico settimanale eh, vi vorrei far notare che qui abbiamo un'area di liquidità molto molto importante, intorno a 1,28. Barra 128 e me 128 e mezzo. Ma la si potrebbe estendere addirittura sino a 1,29. Eh, lo ricordo, è un grafico settimanale, quindi eh, inevitabilmente qua lo spazio è ampio. Addirittura una figura. Eh, eh, direi che è da monitorare sicuramente se dovesse confermare mh, la debolezza, perché comunque siamo in un trend ribassista e gli ultimi massimi importanti non sono stati ancora violati, soltanto testati. Il target di un movimento ribassista importante potrebbe essere rappresentato nuovamente dall'area di 1,20-1,23, eh, questa zona qua. Quindi questa è un'altra situazione da tenere assolutamente sott'occhio, vediamo il dollaro americano contro il dollaro e eh, contro lo yen. In questo caso non abbiamo particolari indicazioni, lo vedete anche dal grafico settimanale che rimaniamo in fase di lateralità, quindi lo lascerei perdere in questo momento. Andrei a vedere un po' come si stanno comportando invece il gold, quindi l'oro, che eh, su base settimanale aveva dato questo splendido segnale rialzista un hammer su un grafico settimanale è un segnale eh, di forza inequivocabile vedete che infatti ha prodotto un movimento rialzista l'ultima settimana o meglio quella trascorsa è stata ugualmente rialzista questa settimana per il momento siamo ancora in fase di neutralità e molto probabilmente si sta aspettando appunto eh, il dato di domani i dati di domani sul mercato del lavoro degli stati uniti attenzione però perché qua è possibile evidenziare tutta quest'area di liquidità tra 18,20 e 18,30. Eh, la vediamo meglio magari sul grafico giornaliero. La terrei sott'occhio perché vedete che ci ha lavorato diverse volte non è riuscita a superarla dovesse superare 1.830 potrebbe andare a rivedere prima 1.844 e poi 1.850 laddove abbiamo delle, eh, dei vuoti di volume o inefficienze o vuoti di liquidità li possiamo chiamare come vogliamo però quello potrebbe essere un target molto interessante il petrolio che ieri è stato protagonista appunto del meeting dell'OPEC Plus, lo ripeto non è cambiato sostanzialmente niente rispetto a quello che già sapevamo ovvero che la produzione verrà incrementata Sino a fine anno, eh, e in questo caso terrei sott'occhio. Questo è un grafico l'area di 69,30/69,50 perché eh, ci sono stati diversi tentativi di rottura ultimamente. È un'area di liquidità, sicuramente al di sopra del quale probabilmente ci sono molti ordini condizionati. Quindi potrebbe esserci un approdo su questi livelli, e poi da lì eventualmente valutare una possibile reazione. Eh, reazione al ribasso. Bene, direi che con questo è tutto, io vi ringrazio come sempre per l'attenzione, vi do appuntamento a domani e vedremo intorno a quest'ora come saranno posizionati gli operatori sui vari mercati in vista dei non farm. Quindi appuntamento a venerdì, ciao a tutti.